Senta, professore. Sì, dica. Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Prison call in ancient Jews all. You the cool maids say one prison call in ancient Jews all. All right. Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati qui a Radio Yes FM 99.8, a questo programma consueto oramai ogni martedì e venerdì, stretta di mano qui il sottoscritto Abelaide in compagnia di Gadi Funaro. Eccoci, buonasera a tutti. Allora Gadi, come stai? Bene, bene, tutto bene, te? Bene, dai, è arrivato il fine settimana, siamo tutti un po' stanchi ma ci ricarichiamo in previsione di questi due giorni di festa e baldoria. Bene, bene, ok. Allora, ci siamo lasciati un po' con le promesse del Cavaliere martedì scorso con i ragazzi, il famoso... ci stavamo divertendo su appunto cosa ci restituirà. Ci restituirà. E adesso invece apriamo subito quest'ultima ora, in questa serata così fredda di Roma. Berlusconi, il sindaco di Roma, non credo che Alemanno si ricandiderà. Quindi... Secondo me è un po' un auspicio suo, visto che tendenzialmente il sindaco di Roma, Gian Alemanno, è stato ricoperto di accuse, e non solo, visto la mala gestione, ma non solo, anche la mala gestione di questa città così caotica e così piena di impegni, di sorrisi e di pianti, ha trovato un Alemanno in difficoltà. Sì, è vero, è vero. Infatti, ecco, adesso pressioni anche per non farlo ricandidare. E spunta l'ipotesi Giorgia Meloni, che non sarebbe male, un colpo importante, diciamo, per il centrodestra comunque. Guarda Gadi, secondo me Giorgia Meloni è una donna molto molto valida, anche se mi aspettavo qualcosina di più nelle vesti di ministro della gioventù. Però come sindaco di Roma secondo me sarebbe una donna molto adatta, molto preparata e secondo me riuscirebbe ad accogliere anche dei consensi da parte del centro-sinistra. Bene, bella, vedremo, c'è tempo per le comunali, quindi chissà cosa succederà. Ricordiamo intanto i numeri per contattarci. Importantissimo, allora armatevi di telefono e per contattarci telefonicamente chiamate lo 06 657 96348, invece per un messaggio 342 41 51 406. E chi ci vuole ascoltare fuori Roma e non ha l'FM 99.8? Non ci ascolta Gadi. No. Si arma di internet e clicca www.radioyes.it oppure sulla nostra fanpage. Gadi, qual è? La famosissima ormai fanpage di Facebook, Stretta di Mano. La riconoscete, è un gruppo, potete diventare fan. La riconoscete perché ha un pulsantino rosso con le cuffiette intorno e la scritta On Air. On Air, la On tedesca. Stay tuned, come dice qualche amico nostro. Sì, sì, sì. Comunque, questa è una puntata appunto particolare perché abbiamo due interventi telefonici, di cui uno è un amministratore che sta facendo molto bene nel suo comune, però lo sveleremo dopo la pausa. E comunque un amministratore che si sta occupando molto di giovani, poi diremo anche perché, lui ci spiegherà bene la situazione. Mentre invece la seconda telefonata invece sarà particolare perché sarà di una giovane emergente in un campo artistico che noi ci teniamo molto. E beh, non a caso tu vivi a Cinecittà, no? Cinecittà, è vero. In la quel città quartiere. Del cinema. Allora, oggi, questa mattina, c'era il Cavaliere Berlusconi alla 7, dove lo vedevamo molto carico. Poi io ti ho chiamato dicendoti, Gadi, collegati sulla 7 per visualizzare quello che diceva. Non a caso anche ieri, ieri sera, il Cavaliere la presenta la convention del PDL all'auditorium della conciliazione. L'abbiamo visto autoironizzarsi, cioè si scherzava su di lui imitando il nostro il suo antagonista Pierluigi Bersani, prendendosi in giro sui posti di lavoro. Sì. Però lui oggi sulla 7 ha spiegato come potrebbe fare.
ha detto che basterebbe che ogni imprenditore prendesse in carico un giovane ed ecco lì che la disoccupazione si risolverebbe come per magia. Sì, certo, anche se poi le aziende devono tanti tributi allo Stato perché purtroppo sono in difficoltà e messe in ginocchio un po' dal fisco così elevato, quindi è un po' un eufemismo quello anche, che ha detto il Presidente. Anche se secondo me è la parte più bella, la frase più bella di Berlusconi ultimamente in questi ultimi colpi di campagna elettorale è stata quando ha detto: se riuscirò a governare l'Italia, quindi ad acquisire la maggioranza e non aiuterò il paese ad uscire dalla crisi e non aiuterò i giovani a togliersi questo fardello pesante della disoccupazione, non mi chiamo più Silvio Berlusconi e andrò via da questo paese. Tu ci credi? Ma vediamo, l'ha detto. Però ultimamente i bookmakers inglesi stanno anche divertendosi, scommettendo su questo governo, sì, Bersani, che riuscirà a vincere ma non ottenere la maggioranza piena al Senato e quindi cadere dopo poco tempo, prendendo un po' somiglianza al governo Prodi, e poi vedere scendere in campo Renzi e prendere fior fior di consensi e andare avanti e trascinare l'Italia in una nuova era. È vero, è vero, questo è un po' l'Italia del futuro. Vediamo un po' quello che succede, perché secondo me secondo me prevedo che qualcosa succederà, perché ci saranno i grillini, che saranno tantissimi in Parlamento, almeno i sondaggi questo ci dicono. E ricordiamo anche che l'ultimo sabato di campagna elettorale i grillini saranno tutti insieme a Piazza San Giovanni. Esatto, esatto. Di solito in quella piazza chiude il PD, e invece questa volta riusciti a prenotarsi prima. Quindi comunque sia, dal punto di vista burocratico non sono male, perché hanno fatto la lista, hanno presentato il simbolo, gli hanno rubato la piazza più importante e rappresentativa di Roma. Non è male, ragazzi, è una bella prova, Vediamo un attimo, perché sicuramente il movimento a 5 stelle di Grillo ha tolto consensi non solo al centro-sinistra, no, ovunque, ma anche al centro-destra, ovunque. Ha fatto man bassa. Sì, ovunque. Questo appunto è un segnale di cambiamento, perché i cittadini hanno bisogno di cambiamento e vogliono il cambiamento, quindi questa cosa è fondamentale. La cosa che a me fa più arrabbiare, Gadi, è che durante la campagna elettorale tutti i politici sfiorano tutte le loro armi e riscoprono tutte le soluzioni per far uscire il nostro bel paese, il nostro stivale, fuori dalla crisi, promettendo a destra e a manca, chi dice, chi dà la soluzione per tirarci fuori dalla crisi economica, chi da quella occupazionale, chi invece da altri tipi di soluzioni, anche trovando occupazione dalla green economy. Sì, a volte infatti si dice che il bel paese ormai è solo un formaggio, quindi... Vedremo un po' cosa accadrà. Comunque sia, ci ascoltiamo questo primo brano di oggi di Fabri Fibra. Pronti, partenza, via!